Non pensare, non parlare, ma se puoi sorridere, tutto ciò che ti circonda, vedrai sorriderà. Della sesta edizione La Forza del Sorriso Festival. Innanzitutto vorrei cominciare ringraziando Don Giovanni che ci ha permesso anche questa sera di utilizzare gli spazi della chiesa per questo concerto. Purtroppo il maltempo e l'incertezza appunto del brutto tempo ci hanno costretto a venire dentro alla chiesa. Però insomma abbiamo un luogo coperto, quindi grazie davvero a Don Giovanni per questa flessibilità. Per chi ha partecipato alle serate scorse degli spettacoli si è accorto che nelle fasi del pre-spettacolo abbiamo sempre voluto dare spazio quest'anno a testimonianze e a esperienze di vita di ragazzi, di giovani del nostro luogo, della nostra comunità. E lo facciamo perché crediamo che sia bello ascoltare esperienze positive, ci diano veramente la forza per cominciare in questo caso la settimana davvero con un sorriso. Ed è per questo che questa sera vorrei presentarvi Mattia Bonetti, che ci racconterà la sua esperienza di un laboratorio di musica e poesia fatto nel carcere di Livorno. Mattia, vieni. Gioia per ogni grammo di colpa
presento, anche se Benedetta diciamo mi ha già presentato. Io sono Mattia Bonetti e sono un cantautore. Il Festival del Sorriso mi ha invitato qua per parlare della mia esperienza in carcere. Ora, quando ho detto la parola carcere, quando ho detto più volte la parola prigione, quali sono le emozioni che sono scaturite? Positive, negative? Oh, negative, ok. Io personalmente, quando ho iniziato a occuparmi di interessarmi quantomeno di carcere, sicuramente erano estremamente negative. E si riflettono anche in questa canzone che ho scritto nel mio secondo album, Hubris, che si intitola Il mio ultimo giorno di prigione. Questa canzone parla un pochino di una delle tetre magie che succedono nel carcere, cioè il fatto che ogni giorno è esattamente uguale a quello che c'è dopo e quello dopo ancora. Questa ciclicità, questa routine che distrugge veramente anche l'unicità dell'uomo. E poi in questa canzone addirittura ho portato al paradosso, cioè un ergastolano che dice, che descrive già come ogni giorno il suo ultimo giorno di prigione, perché sa già come sarà. Diciamo che ho iniziato a interessarmi al carcere perché era uno dei grandi tabù alla fine di questa società, uno dei grandi, dei tanti. Però era uno veramente che ha spinto un pochino la mia curiosità. Molte volte quando penso al carcere, come visto oggi, mi viene in mente una grande pattumiera umana dove vengono presi della gente che appunto è andata fuori dal selciato o segnato e viene buttata lì per lontano dagli occhi, lontano dal cuore e messa un pochino nel dimenticatoio, come se in modo da fare pulizia delle strade. E quindi lì dentro, secondo me, c'erano veramente tutti gli ultimi, i veri ultimi, quelli che nel corso della storia sono sempre stati gli ultimi. Fortunatamente la nostra Costituzione ci viene incontro appunto a questa definizione di carcere, perché all'articolo 27 dice: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Questo articolo mi ha portato a mettermi in gioco, cioè ho detto, sai cos'è, io voglio essere uno di quelli che prova un pochino a mettere a disposizione quello che sa fare. Così ho fatto una proposta prima al carcere di Massa, dove avevo già suonato, avevo fatto un concerto, avevo suonato in varie carceri della zona, e io ho proposto questo laboratorio di musica e poesia. Mi sentivo già un pochino un po' un folle a farlo, perché di solito quando si pensa al carcere la musica e la poesia non sono mai le prime cose che ti vengono in mente di necessità, però quello sapevo fare e quello ho proposto. E effettivamente Massa ha detto: noi abbiamo già tanti laboratori, prova ad andare a quello di Livorno. Livorno me l'ha accettato e quindi ho iniziato appunto questi 15 incontri, queste 15 settimane dove ho effettivamente fatto questo laboratorio. Cosa si faceva? Praticamente io cercavo semplicemente di insegnare o quantomeno educare al linguaggio della musica e della poesia. Della musica non sono andato sulle note, sulle scale, bensì magari iniziare col ritmo, e poi invece sulla poesia, dopo avergli insegnato qualche figura retorica, qualche figura di linguaggio, che alla fine è il linguaggio della poesia, è stata veramente quella forse che ha smosso di più. Infatti fin da subito qualcuno mi ha confessato che ogni notte scriveva almeno una poesia. Così mi hanno dato un plico alto così da leggere di tutte poesie che mi sono divorato, ed erano veramente belle, veramente c'era tanta emozione dentro quelle poesie. E quindi ho continuato, anche con alcuni approcci sinestetici, cioè magari fargli disegnare quello che ascoltavano dalla musica, per poi invece fargli scrivere delle cose. Un giorno mi viene un'idea, e che mentre la dicevo mi sentivo un cretino,
ho detto, ma perché non scriviamo adesso, abbiamo mezz'ora con della musica, una lettera alla felicità? Mentre la dicevo, mi dicevo, cosa stai facendo? Invece loro l'hanno vissuta benissimo, l'hanno divorata questa idea. E quindi in una mezz'ora di musica di sottofondo, ognuno di loro ha scritto una lettera alla felicità. Quando mi sono arrivate in mano e poi le ho lette, anzi le hanno lette loro e tutti credo abbiano pianto mentre la leggevano, si vedeva che erano vere e proprie poesie, non si possono descrivere in altro modo. E queste lettere erano cariche di emozioni, qualsiasi emozione, dalla rabbia, dalla delusione, alla speranza, alla ricerca della felicità. E quindi dopo ho alzato un pochino ancora l'asticella, ho detto, sai, perché non mettiamo insieme queste lettere e creiamo una canzone unica che vi rappresenti. Allora loro erano all'inizio scioccati, perché unire già la musica, pensate soltanto come se fossero dopo 15 incontri, meno, dopo 10 incontri, fare una roba del genere, eppure si sono messi, hanno unito, hanno ritagliato le cose, abbiamo messo la musica, una musica originale composta da noi, e addirittura alla fine ho alzato l'asticella al massimo e ho portato nel carcere tutta la strumentazione da registrazione e l'ho montata nella biblioteca del carcere e loro si sono messi lì con le cuffie e l'hanno registrata. Alcuni hanno suonato alcuni strumenti, invece altri hanno cantato, altri hanno fatto dei cori, però tutti hanno messo appunto il loro aiuto. E è stato veramente emozionante. Loro volevano 1000 foto con le cuffie, con il microfono davanti, perché sembrava effettivamente quasi professionale, e per poi mandarlo ai figli, alla moglie. E quindi ho fatto 1000 foto. E poi è uscita effettivamente la canzone. Io sono fierissimo di come è venuta fuori, delle parole che hanno usato, delle voci che hanno scelto, dell'intenzione che hanno dato a ogni frase. E niente, io vorrei semplicemente concludere questo mio breve intervento sulla mia esperienza di questo laboratorio, facendovi ascoltare le loro voci e la loro canzone, che si intitola La Felicità. Ciao, dove vai? Dove sei? Della vita, ma il tuo bisogno di te.
forse ti ho destino a strada, dentro un abbraccio, una caccia, un bacio, non so, ma per ora dovremmo accontentarci di una serie perfetta della mia fronte, o una lettera arrivata prima di aver visto. E mi chiedo perché l'abbiamo venduta. Non ero da solo su quella bellissima via sconosciuta. Quando inseguire la vita ti porta lontano, le linfe degli altri riflettono ciò che siamo. In quegli anni c'è scritto ciò che siamo. Se di notte mi sveglio in questo mare di ferro e di cemento, mi guardo allo specchio perché tu vivi là al confine di me. Grazie mille per le emozioni che ci hai regalato, davvero. In fondo alla chiesa potete trovare un banco, se non sbaglio, con i tuoi CD, le magliette, quindi se volete sostenere questo cantautore fosdinovese che ci regala davvero sempre tantissime emozioni, potete farlo alla fine del concerto. Grazie. Tutto il cuore ti riscatta.